Buonasera, sono Laura Antichi, vi parlerò di come creare una rubrica in Documents di Google. Sono in ambiente G Suite, come vedete dal mio account, vado nei puntini delle app di Google, scendo in basso e scelgo altre da Apps Marketplace. Cerco tra le app l'applicazione che mi servirà per fare le rubriche, che si chiama Orange Slice. Mi dà due rubriche, la Teacher Rubric e la Student Rubric. Io le ho già installate e voi le installerete tutte e due. Dopo averle installate, andate sui puntini e aprite documenti di Google, accertandovi di essere nell'account da voi desiderato. Questo è l'account giusto di G Suite, voglio farlo in ambiente G Suite e creo un nuovo documento. Il documento si chiamerà Rubric San Martino. Vado, mi sposto un attimo perché inserirò poi del testo in componenti aggiuntivi e mi ritrovo le due rubriche, applicazioni che ho scaricato, la Student Rubric e la Teacher Rubric. Scelgo la Teacher Rubric, scelgo il linguaggio e scelgo l'inglese perché l'italiano è un po' farraginoso e vedete che subito mi viene inserita la rubrica. Vado nella barra laterale a destra e vedete che mi chiede di performance level, di inserire questi livelli e mi dà anche la possibilità di scegliere o discendente, descending. Quindi dal migliore al peggiore oppure l'ascending che è dal peggiore al migliore. Io scelgo il descending level e poi mi chiede nel performance level se accettare i loro approcci per inserire i livelli oppure se creare i nostri livelli. Preferisco creare i miei livelli, quindi I'll create my own. Ok, e mi chiede qui di selezionare le categorie e anche qui potrei accettare le loro proposte selezionando i quadratini oppure decidere di fare un blank row. Decido di fare un blank row per mettere i miei contenuti. Ok, create rubric e in questo modo ho creato la mia rubrica.
Questa rubrica è costituita, come vedete, di 5 livelli. I livelli di una rubrica in genere sono da 3 a 5. Io in questo caso ne voglio mettere 4, quindi tolgo l'ultimo, posizionandomi nella casella ultima, faccio elimina colonna. Ok, mi rimangono 4 livelli. Do un nome ai livelli, ad esempio avanzato. Potrei mettere anche una votazione, un numero, intermedio. Base iniziale, ed ora vado ad aggiungere le categories. Meglio lasciare rubric categories, che ci permette di creare poi la rubrica. Posso aggiungere tante righe quanto voglio. Inserisci una riga sotto, come vedete, inserisci riga sotto, e adesso vado a definire le categorie e poi a dare gli indicatori per i livelli. Vedete, quindi vado a inserire le rubriche categories. Ecco, ho aggiunto le categorie: padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi, applicare strategie diverse di lettura, individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo, e cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, con naturalmente i descrittori dei livelli che vanno dal più alto al più basso. Esempio, comprende, approfondisce con completa autonomia e sicurezza le strutture essenziali del testo, connettivi logici e le varietà lessicali. È in grado di interpretare, discutere i significati e di porre rapporti. Intermedio, comprende pienamente, approfondisce le strutture essenziali del testo, i connettivi logici e le varietà lessicali. È autonomo e coerente nei processi. Di base, comprende le strutture essenziali del testo, alcuni connettivi logici e le varietà lessicali, dietro precise indicazioni del docente. Iniziale, comprende alcune strutture essenziali del testo quando è guidato direttamente dal docente, riconosce molto parzialmente i connettivi logici e le varietà lessicali. Come vedete, quindi l'ho compilata e quindi posso ora scorrere rubric. E qui ho la possibilità di altri settaggi, ossia è una rubrica analitica questa, e assegno un totale di punti, potrebbe essere 30 punti totali. Poi mi dice che il massimo del punteggio è 7,50, quindi nell'avanzato per il massimo punteggio metto 7,50. Gli altri, l'intermedio, potrei mettere 30, 3, 3. Mi va
tre punti, tre, sì, e qui potrei mettere al base 2, iniziale, 2 e iniziale 1, sì, 1. E comunque devo stare dentro i punti che vanno dallo 0 al 750, diciamo. Vabbè, poi si vedrà. Poi mi chiede se realizzare una media ponderata, dare un peso alle voci, quindi dico, scelgo Weighted categories ed ho, vedete, a padroneggiare le strutture della lingua, ad esempio presenti nei testi, do un 50%, applicare strategie, strategie diverse di lettura, magari do un 20%. Qui posso dare, individuo la natura, funzioni principali e scopi comunicativi, 20 e poi un 10% nel cogliere i caratteri specifici del testo letterario. Ecco, ho un totale quindi di un 100%. Ok. Poi potrei aggiustare un extra credit, esempio, dare un 5% in più, ma questo lo posso fare manualmente dopo. Potrei dare una penalty. Per ad esempio il ritardo di consegna, oppure se uno ha copiato, una penalizzazione per chi ha copiato. Lasciamo per il momento questo, si può dare tutto anche manualmente e la rubrica è finita. A questo punto finish. Quindi voi vedete che sono pronta per così valutare la rubrica. Potrei conservarla così e aggiungere successivamente alla rubrica il compito vero e proprio che riguarda appunto l'analisi della poesia di San Martino. Inserisco qui la poesia di San Martino. San Martino del Carso di Ungaretti e chiedo agli studenti, analizza questa poesia. Di Ungaretti. Di Ungaretti. Quindi potrei qui inserire uno spazio perché scrivano il loro testo. Naturalmente formatterò questo lo centro, allineo il testo. Scriverò altre indicazioni aggiuntive, poi inserirò qui, inserisci una tabella, ad esempio. Ecco.
e dentro questa tabella loro metteranno la loro risposta. Una volta che ho ricevuto, poi salvo il tutto. Una volta che ho ricevuto il compito, lo aprirò e potrò valutarlo. Vedete che ho una a lato qui la rubrica e mi posiziono, esempio, sulla prima riga della tabella. E se scrivo avanzato, clicco avanzato, applicare strategie diverse di lettura, poi potrei mettere intermedio, tanto per vedere, e applicare, e quindi individuare natura, funzioni principali, scopi, potrei mettere base e da ultimo coglierei caratteri specifici di un testo letterario avanzato. Ok, ho aggiunto tutto quello del mio giudizio su quello che era stata la risposta dello studente qui, che aveva dato qui, e poi vado quindi a valutare con il process grade. Ecco, tra un po' vedete che la rubrica valutativa assume colori diversi per i livelli che sono stati, che ho definito per lo studente. Mi dice che lo studente ha raggiunto il 73% dei punti. Potrei anche qui inserire un commento sui risultati raggiunti dallo studente, ma potrei fare anche dell'altro. Una volta che l'ho valutata, potrei chiedere allo studente di autovalutarsi, esempio, andando in componenti aggiuntivi, Orange Slice Student Rubric Review, e lo studente potrà dare una sua valutazione, mettiamo a caso sempre, rispetto alle voci che io ho segnalato. Mi sembra di avere tutte le voci, e quindi potrei invitarlo a fare un review self oppure un review peer se dovesse valutare il compito di un compagno. Faccio il review self e vediamo ora comparire l'autovalutazione che l'alunno ha fatto e che viene visualizzata in colore diverso. Una volta quindi che si è compilata la rubrica sotto un compito, è possibile distribuire il compito agli studenti attraverso Classroom, e gli studenti poi riceveranno la risposta una volta che l'abbiamo valutata. Ecco, questa è una bellissima applicazione che vi consiglio di utilizzarla nei compiti di Google Classroom. Buonasera.